Innanzitutto voglio ringraziare tutti i lavoratori del mondo dell'informazione che stanno lavorando duramente accanto a noi. Senza di voi evidentemente la democrazia non avrebbe neanche senso, quindi vogliamo cogliere l'occasione per ringraziarvi. Oggi ricordiamo ancora Peppino Caldarola, che è un vostro collega, che ci manca moltissimo. Quindi continuate a credere nell'articolo 21 della Costituzione, fino in fondo, perché come abbiamo creduto noi in questo progetto politico per la Puglia, sembrava che dovessimo essere travolti da tante cose che avevamo contro, e invece la resistenza, che è sempre una bella parola, la resistenza che abbiamo posto continuando a lavorare tutti i giorni, continuando a fare il nostro lavoro, a sperare nelle cose buone, ha portato bene ed è stata riconosciuta dal popolo pugliese. Quindi la seconda cosa che voglio fare è ringraziare tutta la gente che ci ha votato. In particolare io devo ringraziare coloro che hanno votato Pierluigi Lopalco, perché non era una sfida facile quella di trasformare, lo devo dire, un professore di università in una star di preferenze. Di solito le preferenze, si dice, le prendono i professionisti. In questo caso le hanno prese i dilettanti della politica, ma sono ovviamente evidentemente state la competenza, la serietà che Pierluigi ha messo in tutta la sua vita ad aver avuto un peso. Poi è evidente che oggi i festeggiamenti finiscono, nel senso che io e Pierluigi siamo qua perché dobbiamo presiedere con il suo aiuto la task force anticoronavirus. Noi stiamo continuando il nostro lavoro, tra poche ore comincia la scuola anche in Puglia, e quindi noi siamo a disposizione delle famiglie pugliesi, come sempre, per un buon inizio di anno scolastico. Che aggiungere? Che lavorare per la Puglia è un onore grandissimo, è un grande piacere, è faticoso, tante volte bisogna sopportare insulti, bisogna sopportare invettive, persino quelli che insomma hanno dei curriculum ineccepibili alle volte vengono accusati di strumentalizzare il loro ruolo. Ora io non so quale sia il modo per partecipare alla democrazia, io non ne conosco altri che fare bene il proprio lavoro, mettersi in luce, farsi riconoscere dal popolo e poi farsi votare, sottoporsi al verdetto elettorale. Pochissimi hanno questo coraggio. Quindi io vi voglio presentare quello che sarà il nuovo assessore alla sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, che ha avuto il coraggio di sottoporsi per ottenere questo ruolo al vaglio popolare ed elettorale e ne è uscito da trionfatore. Tra molti di voi mi conoscono appunto durante questo periodo, abbiamo lavorato insieme, voi avete fatto un enorme lavoro, ora oltre a voi ovviamente devo ringraziare i miei concittadini, i cittadini pugliesi, che oggi mi permettono di tornare in questo edificio e di continuare a fare il mio lavoro, sì, perché se le cose non fossero andate così, purtroppo non avrei potuto lavorare per la mia terra e per la mia gente. Per me è un'emozione particolare, io non mi ero mai sottoposto al vaglio di un voto. Quindi capite bene, insomma, che è molto difficile per me trovare le parole per affrontare questo momento. Per il resto, fra quello che facevo ieri e l'altro ieri e quello che farò oggi, cambierà molto poco. Abbiamo già in agenda un paio di riunioni importanti, come dice il Presidente. Ora è un momento delicato, che è la riapertura delle scuole. Abbiamo già avuto degli incontri molto frequenti con i colleghi pediatri, perché i colleghi pediatri in questo momento svolgeranno un ruolo chiave per rassicurare i genitori, per rassicurare i dirigenti scolastici nel caso in cui, come insomma tutti un po' ci aspettiamo, potrà capitare qualche caso di febbre o purtroppo anche qualche caso di infezione coronavirus nelle scuole. Siamo preparati per fare questo. Per il resto, diciamo, la nostra regione sta dando sotto questo profilo una bella prova. Siamo ancora in una situazione di circolazione virale che possiamo considerare modesta e
insistiamo moltissimo perché tutti i cittadini facciano la propria parte. Noi, per quanto riguarda la sanità pubblica, stiamo facendo la nostra. Quindi grazie ancora a tutti e soprattutto buon lavoro.